Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. Oggi vedremo come creare una utenza da educatore all'interno di Minecraft Education Edition e poter così avere modo di testare il software in completa autonomia. Allora, per avviare il tutto bisogna andare sul sito education.minecraft.net, che è questo riportato in questo foglio online. Copiate il link nel vostro browser. Questo qui sotto è il link al mio canale YouTube. Riportate quindi education.minecraft.net sul vostro browser. Vi comparirà in alto a sinistra questo pulsante viola Get Started. Cliccateci e questo pulsante vi invierà in questa pagina dove avrete la possibilità di creare un account da amministratore, diciamo da dirigente scolastico, da studente oppure da educatore, insegnante, come nella maggior parte dei vostri casi, insomma. Inserisco il nominativo da insegnante, clicco Get Started e mi vengo rimandato su una pagina dove inizio un percorso di creazione di una specifica utenza di prova. Clicco sul pulsante per continuare. Allora, inseriamo nome e cognome. Creiamo la password che vi faccio vedere deve essere costituita da una combinazione di tra 8 e 16 caratteri, tra cui una lettera maiuscola, una minuscola, dei numeri e dei simboli. Quindi io inserisco una password che è conforme a quelle indicazioni. Ci è stato inviato un codice di accesso nelle mail da educatori che abbiamo utilizzato. Accediamo alla webmail, per esempio, del sito dell'istruzione o comunque del vostro istituto riconosciuto. Copiate ed incollate il codice di verifica e premete pulsante avanti. Viene proposto questo contratto di servizio per azienda e formazione. Accettiamo i termini. Quando vi comparirà la pagina seguente, vorrà dire che avremo completato tutto il necessario per poter avere una propria utenza da utilizzare durante il periodo di prova di Minecraft Education Edition. Creato l'account, adesso ci serve il software. Vi ricordo che sul canale YouTube tinyurl.com/minecraftascuola ho di recente caricato proprio un video che riguarda l'installazione ed il primo avvio di Minecraft Education Edition. Colgo l'occasione per ricordarvi come ci si iscrive al canale YouTube. Basta cliccare su questo pulsante e vi ricordo anche di cliccare questa campanellina in modo tale da ricevere le notifiche ogni volta che carico un nuovo video. E fatto questo, seguite questo video per poter installare con successo Minecraft Education Edition. Installato Minecraft Education Edition, avviamo lo strumento software per poter utilizzare così l'account di prova che abbiamo creato. Inseriamo l'utenza e nel campo sottostante la password che abbiamo creato nella fase precedente. Vi viene proposta questo contratto di licenza, clicchiamo su Accetta. Disponi di 25 prove di Minecraft Education Edition prima che la tua scuola debba acquistare una licenza. Ogni avvio di Minecraft Education Edition viene conteggiato come una prova. Buon divertimento. Fare clic per acquistare una nuova licenza. Noi dobbiamo testare, clicchiamo su OK ed ecco fatto che abbiamo la schermata di partenza.
Condividete questo video tra i vostri colleghi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!